poi ci sono, c'è il pezzo in più che non doveva essere in questo album e che è nato altro, così come da un'idea strana. Al concerto di Firenze è arrivata una che si è prestata con la suona di Slash. Poi siamo rimasti in contatto, lei è rimasta in contatto con Guido, il produttore, e Guido a un certo punto mi ha detto: ma se metti il testo a questo pezzo potremmo andare a fare gli Slash in gruppo Slash. E quindi è venuto fuori un testo molto divertente, molto ironico, molto sensuale, e come si dice, come riempi bene quei jeans. Come riempi bene quei jeans, cammini come una dei films. A un certo punto arriva Slash, si ha l'amministrazione, vestito con Slash, jeans tirati, stivali, berretto indietro, bandana che prendeva dalla corda, catena di ferro, orecchino, prossima Slash. Il suono della chitarra, che tanto anche lì noi cerchiamo di farlo con dei pedalini diversi, capito? Ne uso 2, 3, 4, ne uso 23, insomma, per fare dei suoni diversi. Intanto io ho preso la chitarra, l'ho attaccata all'amplificatore e ho suonato. Quello è il suono Slash, viene fuori un suono potente che viene fuori dalle dita e dalle mani. E dato che aveva chiesto di suonare in diretta con me, insieme a Tony Frank al basso, una session proprio come si faceva alla vecchia, suonata in diretta, sono messo a suonare il pezzo. Suonato 3 o 4 volte, sempre praticamente meglio, poi è venuto di qua, Slash ha cominciato ad ascoltare e chiedeva qual era l'interpretazione migliore. Un po' mi ha parlato e mi fa: ehi Vasco, do you like more strong or more right? Dico: oh, strong, strong. È uguale. Poi se fosse più lungo il doppio, sì, ma. No, ma non il doppio, lo facciamo così. Secondo me 16 è perfetto. Allora vedrai che se lo fanno con gli accordi di prima, senza quella cresciuta strana. Capito? Double the double 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 double. Let's try that and see how it sounds. Yes, I like this. I like this. Like more of this. Sempre meglio, bene, bene, yes! Molto bello, molto bello. We'll be right back.
movimenti che mi spendi.